chiesto di presentare alcuni casi clinici di gestione comune tra l'optometrista, il contattologo e l'oculista. E come abbiamo visto da tutta questa splendida giornata, il cheratocono, diciamo, non può venire trattato solo da una figura, ma necessita di tutte queste figure. Possiamo per andare avanti come si fa? Sostanzialmente diciamo, ho messo questa prima diapositiva che ci fa vedere quanto può essere diverso il cheratocono. Sulla sinistra abbiamo un cheratocono di tipo pediatrico che abbiamo trattato con crosslinking, sulla destra un cheratocono di quel tipo che diciamo, abbiamo trattato con una perforante. Tutti questi diciamo, casi clinici che vedremo li ho trattati durante quest'anno presso il centro trapianti della Romagna e alcuni prima nel mio precedente incarico a Bologna. Sostanzialmente, diciamo, quindi, tra una metodica estremamente conservativa e una estremamente diciamo, chirurgica, c'è tutto il resto. E considerato che il cheratocono diciamo, può essere, come abbiamo visto, è asimmetrico, i casi da trattare potrebbero i casi clinici potrebbero essere tantissimi. Ne ho selezionati alcuni che potrebbero essere oggetto di discussione. Il primo, neanche a farla apposta, è un caso di crosslinking in età pediatrica. Questo qui l'avevo trattato quando era ancora a Bologna. Sostanzialmente un paziente di 12 anni, figlio di un collega, non oculista ma un collega, si era recatosi per effettuare una visita oculistica per calo del visus nel settembre del 2011. Sostanzialmente il collega oculista che l'ha visto è stato bravissimo, ha chiesto una vedeva 9 decimi in un occhio e 2 decimi nell'altro occhio. La cornea è perfettamente trasparente e il collega ha richiesto una topografia corneale. La topografia corneale ha evidenziato un cheratocono, anche qui asimmetrico, più avanzato nell'occhio di sinistra e meno avanzato nell'occhio di destra. Cosa fare? Ma ce l'ha già detto il dottor Mazzotta sostanzialmente e la dottoressa Mencucci. Sostanzialmente in questi casi non si ha grossa scelta. C'erano ancora tutti i parametri, come vediamo, questo avevo fatto un caso, uno CT della cornea. C'erano ancora tutti i parametri per trattarlo con un crosslinking EP-OFF, ok? Quindi il paziente è stato trattato con crosslinking prima nell'occhio a febbraio del 2012 nell'occhio di sinistra, che è questo qui, che era più avanzato, e a marzo, subito dopo, attaccato nell'occhio di destra. Sostanzialmente il quadro clinico, poi sono già passati 5 anni, vi risparmio tutte le topografie che hanno dimostrato la stabilità. Adesso questo paziente va avanti con una contattologia fatta da un collega che è qui presente in sala, dopo se volete informazioni maggiori possiamo chiederla a lui, nell'occhio di destra, quello che vedeva 9 decimi, con una contattologia morbida. Nell'occhio di sinistra il collega ha scelto una diciamo, metodica di una lente morbida sotto e una lente rigida sopra. Questo ragazzo poi non l'ho rivisto per 5 anni perché lo segue il suo oculista e il contattologo. A questo punto l'ho rivisto diciamo un paio di mesi fa e la situazione è uguale dopo 5 anni. Sostanzialmente il paziente cosa ha 9 decimi naturali, sempre quell'occhio di destra che li vedeva già prima, 10 con l'AC. L'occhio di sinistra è rimasto 2 decimi, come ci ricordava il dottor Mazzotta, se togliere una lente a contatto vale la pena stopparli qui, altrimenti poi dopo ti trovi col problema che non vede, altri problemi. Questo li tollera, lo tollera e con le due lenti a contatto ovviamente, e vede 10 decimi con la lente a contatto. La cornea è trasparente, il cheratocono dopo 5 anni è stabile, e tollera bene la lente a contatto, fa anche basket. Nei primi 2 mesi di vita, di post-operatorio, riferì un pochino di calo del visus col classico edema, così. Quindi il primo messaggio che voglio dare qui è, che è già stato dato oggi, collaborazione tra il contattologo e l'oculista, stabilizzazione della malattia e trovare, diciamo, la soluzione più idonea. Le soluzioni sono tantissime, si va sempre dalla soluzione meno aggressiva, che può essere una lente a contatto, se non ce la fai con quella, a quelle più aggressive.
Perfetto, questo è il primo, addirittura era 2 decimi, ok. Questo qui è un caso interessante, sostanzialmente è sempre gestita in collaborazione con gli stessi colleghi, è una paziente di 35 anni che 5 anni fa, mi sembra, gli avevo fatto una dark big bubble descemetica e vabbè, e lì niente di particolare e aveva 9-10 decimi. Poi gli avevamo consigliato di fare anche il secondo occhio. Poi non l'ho più vista per 5 anni perché era soddisfatta del primo occhio, eccetera, così. Sono stato ricontattato all'inizio dell'anno scorso perché la paziente aveva sviluppato un idrope corneale nell'altro occhio. Idrope corneale che, come ci ricordava la professoressa Mencucci, può risolversi spontaneamente, ecco, ma in questo caso non si risolveva, quindi dopo circa un mesetto, se non sbaglio, vero Pietro, che andava avanti, l'abbiamo risolta chirurgicamente mettendo una bolla di aria in camera anteriore, chiudendo chirurgicamente la rottura della descemet e l'idrope è regredita rapidamente. Dopo circa 3 mesi l'idrope era regredita, ovviamente il virus era molto basso, c'erano delle cicatrici eccetera, e sono stato molto indeciso su cosa fare, se fare una pick up o fare una DALK. Ci ho pensato molto onestamente in questo caso, poi ho visto che l'endotelio sembrava tenere, la pachimetria corneale era buona, l'idrope era regredita totalmente, informato dei possibili rischi che poteva anche non andare col paziente, ho fatto una DALK predescemetica, cioè con tecnica manuale, non con la tecnica Big Bubble, perché qui c'era anche la descemet che aveva avuto in pregresso una pregressa apertura, molto probabilmente. Questi io non l'avevo visto in queste fasi, qui c'è un idrope che stava andando avanti e questo è il quadro post-operatorio, questo è un quadro post-operatorio molto precoce di questa paziente, c'aveva ancora la lente a contatto su che lascio nei primi giorni, il paziente è andato molto bene, adesso non mi ricordo più quanto vede 5-6 decimi se non sbaglio adesso con correzione, aspettiamo poi la rimozione della sutura e poi andiamo avanti con la soluzione contattologica anche in quell'occhio, vedremo gli astigmatismi eccetera. Questo è un altro caso che vi ho riportato, sostanzialmente questo era un paziente che era di 29 anni, che era in lista da tempo presso un centro per cross-linking, per effettuare un cross-linking, con lunghe liste d'attesa, la malattia era avanzata e sostanzialmente quando l'ho visto io un occhio aveva ancora l'occhio di destra, paziente di 29 anni con cheratocono ovviamente evolutivo, aveva ancora le caratteristiche per poter effettuare un cross-linking e l'abbiamo fatto e la cornea si è mantenuta stabile adesso alla distanza di qualche anno. L'altro occhio presentava già delle cicatrici corneali perché intanto era venuto avanti il cheratocono e lo spessore non c'era più, quindi non c'erano più le indicazioni a fare il cross-linking. Come abbiamo ragionato nel corso degli anni, lo lasciamo, vediamo come va. Il paziente per vari anni è stato contento, andava avanti con la sua lente a contatto e aveva una vita normale, un ragazzo di 29 anni, un ingegnere, riusciva a fare tutte le cose che voleva, eccetera. Poi, nel corso degli anni, si è avuto un ulteriore avanzamento del cheratocono, un peggioramento del visus, che all'inizio con la lente a contatto era anche molto alta, anche se c'erano dei leucomi, vedeva 8-9 decimi, era contentissimo. Poi dopo il contattologo mi ha riferito che non riusciva più a trovare una soluzione contattologica soddisfacente, il visus si era già portato a 5 decimi, eccetera, così il paziente soprattutto non era più soddisfatto del proprio visus e quindi dopo alcuni anni abbiamo fatto l'anno scorso una DALK Big Bubble descemetica. Questo è il case report che mi ha eccetera, questo andiamo avanti rapidamente, ve l'ho già spiegato, quindi questa era la situazione dell'occhio di sinistra, qui vediamo c'erano già dei leucomi corneali che non consentivano l'acquisizione di una topografia idonea, poi c'aveva già uno spessore corneale non idoneo al cross-linking. Andiamo avanti, queste sono tutte le condizioni, ecco qui come la stiamo gestendo adesso, di nuovo qui la collaborazione tra contattologo e oculista, nell'occhio in cui ha fatto il cross-linking lui è contentissimo e vede 10 decimi con la lente a contatto.
L'altro occhio va bene, ha anche uno scarso astigmatismo, però presenta una anisometropia, cioè è pure un paziente miope e quindi diciamo sarà da gestire, cioè quella sutura lì sarà da togliere per poi fare una lente a contatto eccetera. Dopo vi porterò un caso in cui non c'è l'anisometropia e lasciamo sulla sutura. Quindi vediamo come i casi siano estremamente variabili e ogni caso va ragionato diciamo singolarmente per cercare di trovare la soluzione più idonea al paziente stesso. Comunque andiamo avanti. Questo qui è un altro caso sostanzialmente. Questa è una paziente diciamo di 38 anni che ha sempre tollerato bene le lenti a contatto e raggiungeva anche un discreto visus. Poi a un certo punto è diventata intollerante alle lenti a contatto, anche una paziente che lavorava nelle celle frigo di un supermercato e non siamo riusciti col contattologo a trovare una soluzione contattologica che potesse diciamo venirle incontro. A questo punto ci troviamo paziente giovane, con la lente a contatto non va, non riesce più a raggiungere un viso sufficiente. E, cosa facciamo? Ovviamente aveva anche dei leucomi corneali, eccetera, quindi era un cheratocono avanzato. Il virus era insufficiente per le proprie necessità di vita, perché con quei due decimi non riusciva a fare le cose che voleva. A questo punto abbiamo deciso di effettuare una chirurgia, una DALC Big Bubble Descemetica. Questi sono i due occhi, ho riportato un OCT del segmento anteriore, si vede diciamo che è rimasta solo la Descemet, occhio destro e occhio di sinistra, in periferia c'è appena un velo di stroma, ma diciamo la parte centrale è descemetica pura. Con quanto vede? Adesso vede 5-6 decimi con occhiale. Lì ho avuto una collaborazione diciamo anche con l'ottico, gli ho detto troviamo l'occhiale migliore per diciamo poter diciamo fargli fare la vita che vuole. È contenta e riesce diciamo a effettuare le normali attività di vita. È stato operato 5-6 mesi fa, ancora sui punti, vedremo un po' come gestirla il tutto. Queste, vabbè, l'abbiamo già visto, è l'OCT dello stesso caso del segmento anteriore, queste sono le topografie che dimostrano uno scarso astigmatismo. Altro caso clinico, vedete come è estremamente variabile l'età, si va dal bambino al trentenne, qui parliamo di uno di 55 anni. Paziente che ha sempre portato le lenti a contatto, è sempre stato contento con le lenti a contatto, ben seguito dal contattologo, basta, quindi ovviamente un cheratocono a quell'età lì non avanza più, eccetera, così. A questo punto diventa intollerante alle lenti a contatto e anche qui il contattologo, che peraltro è presente in sala, non mi ha, diciamo sostanzialmente, non riusciva più a trovare una soluzione contattologica per poter aiutare il paziente. Con l'occhiale non riusciva più a ottenere un visus sufficiente e quindi diciamo è stata effettuata una DALC l'anno scorso e una quest'anno con decorso regolare. Ormai abbiamo finito, questo è uno degli ultimi casi, sostanzialmente è una mini bubble. L'anno scorso ho provato qualche mini bubble su suggerimento del professor Busin e mi sono trovato pure bene e sostanzialmente questo un paziente nell'occhio di sinistra, un paziente che ha sui 30 anni, occhio di sinistra vede 8-9 decimi con una correzione minima ma non porta neanche l'occhiale, quindi vede molto bene senza occhiale. Nell'occhio di destra era arrivato con un cheratocono molto avanzato, ovviamente intollerante alle lenti a contatto, 2/50 di vista. L'unica diciamo l'unica opzione in questo caso era un'opzione chirurgica. In questo caso ve l'ho riportato per la decisione di asportazione delle suture. Ovviamente per carità gli astigmatismi vengono a tutti, a me in primis eccetera, in questo caso qui non è venuto astigmatismo e questo paziente che è peraltro un infermiere vede 9-10 decimi naturali con quell'occhio, è un caso strano però c'è e in questo caso la sutura non la rimuovo io, è già passato un anno. In questo caso concordo con molti colleghi che dicono se il paziente ha una cornea regolare, se vede bene,
perché gli rimuoviamo la sutura, lasciaglielo a godere finché c'è, poi lo teniamo monitorizzato, se è regolare, non ha neovascolarizzazione, vede bene, non ha ametropie e va d'accordo con l'altro occhio. Ovviamente sono pazienti sempre da controllare perché si rompe la sutura eccetera così, però lasciarla anche tempi più lunghi è indicato, mentre il paziente che avevamo visto prima, per la presenza di una ametropia, aveva un meno 6, anche se la sutura è regolare, aveva uno scarso astigmatismo, quello è da mettere in conto di toglierla, ecco, quindi a seconda un pochino dei casi vanno ragionati singolarmente. Ecco, questa qui invece ve l'avevo già riportata all'inizio, una paziente che mi è stata inviata da altro centro, una paziente con sindrome di Down di 20 anni, il visus non era determinabile per la scarsa diciamo, collaborazione. Si è presentata con questo tipo di caso clinico e che andava avanti da tempo, ovviamente erosioni ricorrenti, ulcere e in questo caso ovviamente la cornea era rovinata in toto, non si poteva diciamo, pensare a chirurgie più conservative e, come ci hanno già ricordato i colleghi, in questo caso qui per fare una trapanazione ottimale è opportuno poi andare a cauterizzare questo, apice del cono in modo tale che diventi regolare e poi si fa una pick up normale. Quindi abbiamo visto il range, diciamo, da un cross linking fino a una pick up, bisogna prendere in considerazione tutte. Ho già finito l'orario, vero? Perfetto, io ho già finito. Davvero? Perfetto. No, sì, ce n'è ancora una, ma no. Grazie. Bravo.